Torino di notte. Ma falla nelle mondiali. Adesso siamo al cinema dei Beri. Mo, per arrivare a casa, al di là e poi a destra. Sì. Ci sono i portici. Sì, andiamo sotto i portici. Che sì, è ma meglio. Le foto ti conviene farle lì? No, ma non sono foto, è una ripresa. Non farmi il video, ti prego. È una ripresa. Non io... Dopo ti metto su YouTube. No, grazie. In maniera tale che tutto il mondo sappia che tu il giorno 5 di febbraio del 2013 eri con Danilo Coppola a Torino. Tale Danilo Coppola a Torino, appena uscita da una trattoria, o meglio da un'osteria di quelle come ce n'erano una volta, dove abbiamo mangiato e bevuto a profluvie. Dove hai bevuto a profluvie, perché io praticamente non ho bevuto. Sì, ma tu hai mangiato però a profluvie. Ho mangiato a profluvie. vabbè. Ecco. E stiamo assistendo a questo meraviglioso mix di pugliese e padovano, a questo incontro tra due culture, tra due modi di pensare, tra due modi di essere, tra due mood. Io ho detta un po' bacchettona. Tra due mood, se vogliamo. Nel frattempo cogliamo alcuni particolari delle persone in giro, dei locali, del lucore tenue delle luci e dell'illuminazione di Torino notturna, che comunque in qualche modo ha qualcosa di dickensiano, eh? Fa niente, faccio vedere che ho letto qualcosa. Ecco, adesso siamo sotto i portici di via Roma. Che? Non ti sto riprendendo. No, non è via Roma quella. No? Quale? Questa dovrebbe essere via Po. Via Po. Forse. Sono le ore 9:35, 21:35 del 5 febbraio 2013. Torino mi è apparsa una città viva, dove la gente parla. Lo carichi su Facebook questo? Sì. Ok. Dove la gente parla di cose che hanno un costrutto, un nesso logico. Un senso. E non della solita aria fritta di cui si sente cianciare in quel di Milano. Mi sembra una città pratica, con la testa sulle spalle, ma anche con la voglia di rilassarsi e di divertirsi. In questo senso l'innesto di meridionalità, no? Che deriva dagli anni 50 e 60, ha un suo lascito che, incrociandosi, come dire, con il pragmatismo di tipo calvinista produttivo, ha determinato un mix esplosivo che non dico che si avvicina alla perfezione dal punto di vista antropologico, ma che comunque rappresenta un esperimento interessante. Tu che dici? No, non mi ripeto. Parla senza mostrare. Qui sulla mia destra c'è una dei Beati Paoli che è di Padova. E credo che concluderò questa ripresa così, con la pioggia che cade e la mia amica Serena che non ha voglia di essere ripresa, però ha voglia di rivedersi su YouTube, quello sì. No, YouTube, hai detto Facebook. Ma io posto su YouTube e poi anche su Facebook, capito? C'ho il link. Cioè tutte le cose che io posto su YouTube finiscono su Facebook.
scusa, dovresti darmi che ti riprendo anche un po' a te. Se no, sarà sei contro luce. Che cosa mi vuoi far dire con questo? Ecco, tutto quello che hai detto fino a mo' mi è più che sufficiente. Adesso sono avvinto dall'imbarazzo del non avere più io il mezzo, come dire, per riprendere e per in qualche modo filmare il piano sequenza di qualche momento della mia vita che sto trascorrendo in quel di Torino, sotto i portici di Via Po. Merda, sto facendo delle riprese pessime. Mentre... Riprendi tu, sì. Mentre davanti al bar si discute. Fatta pazienza. Sempre di questioni, diciamo. Di aria fritta. Che ne sai di che parlano? Di aria fritta con una bella cornice, diciamola così. Aria fritta ben incorniciata. Guarda, riprendi questi bellissimi bar di stro classici. E ce ne sono a bizzeffe a Torino. Non so se ti sentono, perché forse c'è il... Ce ne sono a bizzeffe a Torino di questi bar che hanno conservato esternamente le strutture metalliche e ligne, e che sono molto caratteristici e che rappresentano in qualche modo una Torino tradizionale che sopravvive al mondo globalizzato, di cui prima con la mia amica Serena parlavamo, e che sta pervadendo con il suo alone distruttivo qualsiasi ambito dello scibile umano. E della tra...